Mister, buongiorno, ci può spiegare in breve questa parentesi, poi non troppo felice col Palermo, e che rimpianti ha di non aver raggiunto il Palermo né da calciatore né da allenatore? Siciliano, sicuramente c'è stata un po' di delusione perché per come è andata a finire, ma non per me solo, ma credo che per tutti i tifosi del Palermo. Per fortuna dopo è nata una società forte che è riuscita in pochi anni a riportare il Palermo in B e sicuramente nei prossimi anni potrà tornare nella massima serie, perché da siciliano era molto bello quando in Sicilia c'erano tre squadre in Serie A. Al di là delle rivalità sportive, credo che per la crescita della nostra Sicilia è stato un anno bellissimo. Che pensa magari anche della vicenda Baldini e del successivo poi arrivo di Eugenio Corino? Ma bisogna essere dentro, addentrati nelle cose per giudicare, quindi da fuori magari uno non sa come sono andate le cose, però importante che sia Baldini, che allena in B adesso, e sia il Palermo abbia una squadra competitiva. Ecco mister, per quanto riguarda l'avvicendamento societario con il City Group adesso alla guida del Palermo, cosa sente di dire per quanto riguarda questa holding che comunque ha preso in mano le redini di una squadra per portarla magari ai massimi livelli di un tempo? Sicuramente, vista la situazione, la crisi che c'è nel mondo, avere una società forte è importante, e poi è basilare perché si sono presentati, credo, con tanta umiltà, non hanno fatto proclami di nessun genere, hanno anzi detto che bisogna prima confermarsi in questa categoria, per cui è fondamentale pianificare le cose, non cercare di illudere le persone. Quindi da questo punto di vista hanno dimostrato che sono molto seri. Mister, è ripartito anche il Catania con una nuova proprietà dalla Serie D, già tanto entusiasmo, anche il record degli abbonamenti. Lei da ex Catania come ha visto gli ultimi mesi della vecchia proprietà e come vede anche i primi mesi della nuova proprietà? Ma io dispiace un po' perché bisogna ogni tanto ripartire da zero, spero che al di là di tutto possa ripetere quello che ha fatto il Palermo, che è partito da zero e in pochi anni è tornato nelle categorie che gli competono. Mister, un'ultima domanda, in prospettiva appunto di passaggi societari che ci sono stati, che prospettive ci sono per il calcio siciliano? Ma io credo che bisogna, è un periodo brutto dal punto di vista economico, ci sono delle difficoltà in qualsiasi settore. A me dispiace perché grosse città come Siracusa, come Trapani, come Messina, adesso in C1, ma ripeto, secondo me bisogna cominciare, superando questo periodo di crisi, bisogna ripartire dai settori giovanili, bisogna avere gente che è disposta ad investire. Oltre a investire economicamente, bisogna avere le idee giuste per creare i presupposti di una rinascita sportiva per il calcio siciliano.